Nella penombra del bosco, Demir incrocia lo sguardo di sua moglie, Zuleika, e con un slancio di passione le dichiara il suo immutato amore. Nel frattempo, la dottoressa Umit osserva da lontano, trasformandosi nel nuovo volto dell'antagonismo della serie, subentrando a Behice. Questo intreccio drammatico è ciò che attende gli spettatori nelle puntate in onda dal 3 al 5 novembre. In questo scenario carico di tensione, mentre Zuleika oscilla tra la vita e la morte, Demir e Umit, avvolti in un amore profondo, pianificano il loro futuro a Sukurova. Prima di immergerti in questo video, clicca su iscriviti e sulla campanella per non perderti mai un aggiornamento! Nonostante i sogni condivisi, Demir, all'insaputa di Umit, si trova costretto a confrontarsi con una realtà sconcertante. Una chiamata improvvisa alla villa svela che Zuleika è sparita da 2 giorni. Sconvolto, Demir si ritrova dilaniato dai sentimenti verso sua moglie, dimenticando ogni promessa fatta alla sua amante. Demir giunge alla villa, assalito dall'ansia e dal timore per la sorte dell'amata. La disperazione prende il sopravvento, scatenando in lui un'urgente missione di ricerca. Il cuore carico di apprensione vuole disperatamente scovare Zuleika, sperando di rimediare a quello che sembra irrimediabilmente perduto. La ricerca di Zuleika diventa un'ossessione per Demir, che interroga la gente del luogo, analizza le circostanze della sua scomparsa e segue ogni possibile indizio. L'angoscia e l'incertezza lo spingono a una caccia inesausta, mentre si dibatte tra senso di colpa e un crescente senso di determinazione. Demir, sopraffatto dal senso di impotenza e rimorso per non essere stato lì a proteggere Zuleika, è ora più che mai deciso a superare ogni ostacolo per ritrovare la donna che ama. L'ombra della solitudine e del vuoto lo avvolge, sapendo che solo il ritorno di Zuleika potrà riempire quel vuoto e restituirgli la pace. Sotto il velo fitto della notte, nel cuore della foresta, Zuleika si trova in completa solitudine. La sua voce disperata echeggia tra gli alberi mentre lotta per liberarsi da una trappola per animali nella quale è caduta per errore. La sua situazione è critica. La trappola stringe il suo piede con una presa ferrea, rendendo vano ogni tentativo di fuga. Il terrore si impadronisce dei suoi pensieri mentre prende coscienza della sua prigionia. Isolata e senza possibilità di chiamare aiuto, Zuleika si sforza di mantenere la calma, focalizzando l'energia rimasta per trovare una via d'uscita. Nonostante l'oppressione dell'impotenza, dentro di lei si rafforza la volontà di resistere e sopravvivere. Nel contempo, Demir e Fekeli, nella loro residenza, si impegnano con le autorità nella ricerca di Zuleika. Si alleano con le forze dell'ordine per tracciare ogni indizio che possa condurli a lei. Poco dopo, la dottoressa Umit, sopraffatta dalla curiosità, telefona alla villa, ma riaggancia rapidamente quando Sevda risponde. La paura di essere identificata attraverso la sua voce, dopo il fine settimana trascorso con Demir, la invade. Sevda, tuttavia, conosce il timbro di Umit e inizia a sospettare del suo coinvolgimento. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Mentre la tensione e il mistero si intrecciano, si prepara il terreno per rivelazioni che scuoteranno il destino di tutti i personaggi coinvolti. Con l'alba che si fa a strada, le operazioni di ricerca si intensificano. Demir e Fekeli, con l'aiuto dei cani poliziotto, si inoltrano tra gli alberi per localizzare Zuleika. Ben presto, l'urgenza squarcia il silenzio. L'abbiamo trovata! Demir e Fekeli si precipitano verso il punto indicato dagli agenti, dove trovano Zuleika viva, ma in condizioni critiche. È imperativo agire subito per portarla all'ospedale e salvare la sua vita. Demir solleva Zuleika con un dolore inaudito, temendo di poterla perdere. In quel momento si confronta con un'affezione profonda e incancellabile. Sebbene sia sentimentalmente coinvolto con la dottoressa Umit, la sua devozione per Zuleika persiste. Il sentimento, tenuto segreto, lo travolge improvvisamente, facendogli comprendere che il vincolo con Zuleika è talmente forte da eclissare qualsivoglia legame.
Mentre Zuleyha giunge all'ospedale, Umit osserva l'angoscia di Demir. Al dottor Bakhtar viene affidata la cura della paziente, afflitta da una lesione grave alla gamba, disidratazione e ipotermia. Fekeli comunica sollecitamente alla villa il recupero di Zuleyha e tutti esultano per il lieto annuncio. Zuleyha giace incosciente e Demir le è vicino, accarezzandole dolcemente la testa. Con voce trepidante e occhi umidi rivela: «Avevo terrore di perderti, Zuleyha. Ora capisco che non posso vivere senza di te. Credevo di poter amare un'altra, ma ora so che il mio cuore appartiene solo a te». Nella quiete ospedaliera, la notte si dilata per Umit, attanagliata dall'ansia di perdere l'amore di Demir. I suoi timori, purtroppo, trovano fondamento. Nella stanza ospedaliera, Demir cede alle emozioni e confida a sua moglie: «Non abbandonarmi, Zuleyha. Senza di te non ho vita». L'uomo, incapace di rinnegare i suoi sentimenti, si dichiara ancora innamorato di Zuleyha nonostante gli impegni presi con l'amante. Al risveglio, Zuleyha narra al marito che, nelle angoscianti ore nel bosco, i suoi pensieri erano per lui e per i loro figli. Demir, toccato da queste parole, decide di implorare perdono per i torti causati. Sincero nel rimpianto, si impegna a rigenerare un avvenire migliore, insieme. Tuttavia, Umit, avvolta da un furioso risentimento, osserva impotente lo scambio amoroso tra Demir e sua moglie. La dottoressa assiste con disperazione alla scena, che non fa altro che confermare l'intimo legame tra Demir e la signora Yaman. Un'onda di gelosia e frustrazione la sommerge, infrangendo le speranze che aveva coltivato dopo il loro idillio romantico e le promesse fatte da Demir, speranze di rafforzare il loro legame. Invece, la riconciliazione e le reciproche dichiarazioni d'amore. Tra i coniugi incendiano il suo cuore di rabbia e amarezza. La collera e la delusione spingono Umit a reprimere a stento il tumulto emotivo che la agita. Si trova a dover affrontare una cruda verità. Il suo amore per Demir era un castello di carte, destinato a crollare, poiché il cuore di lui appartiene, inalterato, alla sua consorte. L'odio e la tristezza la consumano mentre si confronta con l'implacabile realtà che si svela davanti a lei. È in questo contesto che Umit si trasforma nella vera antagonista della narrazione, superando persino Behice in malvagità. Al contempo, in città, durante la consueta spesa, Gulten viene avvicinata da un creditore che rivendica un considerevole debito contratto da Ghafur. Il denaro, ottenuto da Ghafur per finanziare un avventurato e infruttuoso viaggio in Germania, è ora motivo di una minaccia. Se il prestito non sarà restituito, i beni offerti come garanzia dal fratello saranno pretesi dal creditore. Gulten promette di intervenire parlando con Ghafur per appianare la questione. Subito dopo, Gulten e Fadik rendono visita a Zuleyha in ospedale. La giovane donna mostra evidenti segni di miglioramento e si rallegra nell'affetto universale, soprattutto in quello dei suoi figli, pilastro centrale della sua esistenza. Demir, preoccupato, interroga Zuleyha sul motivo della sua presenza nella foresta. La donna, tuttavia, sostiene di non ricordare nulla dell'accaduto e sceglie di mantenere il segreto su quanto successo con Fikret, preferendo custodire la privacy su quel capitolo della sua vita. Nel frattempo, il dottor Bakhtiar tranquillizza Demir, affermando che le perdite di memoria sono comuni in casi simili e assicurando che presto Zuleyha riacquisterà tutti i suoi ricordi. Allo stesso tempo, la dottoressa, divorata dalla gelosia, osserva la coppia felice insieme ai loro figli. Con l'avvicinarsi della notte, Demir rimane al fianco della sua sposa, sentendo un'urgente necessità di confessare qualcosa di molto importante. Egli le rivela che la notizia della sua scomparsa ha risvegliato i ricordi del tragico giorno in cui sua madre lasciò la villa senza mai fare ritorno. Con gli occhi pieni di lacrime, Demir confida a Zuleyha i suoi intensi sentimenti, affermando di non poter sopportare l'idea di non averla nella sua vita. Chiede inoltre a Zuleyha di dire se qualcuno l'ha ingannata e indotta ad andare in quel luogo. Zuleyha cerca di calmarlo, affermando di non ricordare nulla e di aver cancellato quei giorni dalla memoria.
Tuttavia, rassicura Demir che l'unica cosa che ricorda è la sua voce che la confortava, dicendole che non le sarebbe successo nulla e che non l'avrebbe lasciata sola. Emozionato, Demir confessa che non potrebbe vivere se la perdesse e si avvicina lentamente a Zuleyha per un intenso bacio sulle labbra, sotto lo sguardo di qualcuno di cui non conosciamo ancora la reazione. Zuleyha, abbandonandosi a quello che prova per Demir, risponde con tutto il suo amore al suo bacio. Nel frattempo, il primario osserva con grande dolore quel momento intimo fra la coppia. Demir è convinto che sua moglie non nutra alcun sentimento per lui e quindi le spiega che lei non ha debiti nei suoi confronti. «Zuleyha, quindi non sentirti obbligata da ciò che ti sto dicendo», prosegue. «Ti avevo già fatto questa promessa in passato, spero che tu ti ricordi. Vivremo insieme nella stessa casa per quanto tu vorrai e manterrò questa promessa finché sarò vivo. Non ti costringerò a fare nulla che tu non voglia. Sono abituato ad amare intensamente, ma tu non devi amare solo perché io lo faccio. Tu sei la madre dei miei figli e la signora della villa». Di fronte all'affermazione sorprendente e al contempo generosa di Demir, Zuleyha sente che è il momento di rivelare i suoi sentimenti e ricambiare il suo amore. «Anch'io ti amo, Demir», confessa, fissando il marito negli occhi con un sorriso. Demir, stentando a credere a ciò che ha appena udito, si sente sopraffatto di felicità, essendo questo il momento che aveva tanto atteso. Zuleyha prosegue, esprimendo come si è resa conto dei suoi sentimenti. «Non so quando o come, ma mi sono accorta che provo gli stessi sentimenti per te», ammette, rivelando di aver resistito a questa consapevolezza. «Ero gelosa. E riconoscere la mia gelosia significava ammettere i miei sentimenti per te. Ho cercato di nasconderli, ho fatto finta di niente, ma nelle notti in cui non c'eri, il mio pensiero volava sempre a te». Confida che perfino Sevda aveva intuito i suoi sentimenti prima di lei, ma che lei aveva negato. Mentre si trovava sola nel bosco, dopo aver pensato ai suoi figli, il suo unico pensiero era per lui. «Mi sono ripromessa che, se fossi uscita viva da quel bosco, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata confessarti i miei sentimenti. Ti amo anche io, Demir». Dopo il lungamente atteso momento in cui Zuleyha ha dichiarato il suo amore, la loro conversazione emozionata viene bruscamente interrotta da Umit, che irrompe nella stanza per controllare Zuleyha e informarsi sul suo stato di salute. Demir e Zuleyha si tengono per mano sotto lo sguardo geloso del medico, che dice a Zuleyha di essere incredibilmente fortunata ad avere un marito che l'ama profondamente. Zuleyha apprezza le parole del medico, mentre Demir si trova a disagio, considerando che aveva promesso di separarsi da Zuleyha per iniziare una nuova vita con la dottoressa. Ma ora tutto è cambiato. Nel frattempo, Fikret continua la sua vendetta contro Demir e, approfittando dell'oscurità della notte, sparge per la città numerosi manifesti che rivelano le lettere scritte da Adnan alla sua defunta madre, credendo che in questo modo tutti scopriranno la vera identità di suo padre. La mattina seguente a Sukurova, i vicini sono sconvolti leggendo le accuse di abbandono e maltrattamenti contenute nelle lettere che descrivono come Adnan Yaman, da loro sempre stimato, abbia lasciato una donna e suo figlio a un destino crudele. La notizia si diffonde rapidamente per tutta la città e i dipendenti della Yaman Holding sono ansiosi per la reazione di Demir alla vista di quelle lettere appese sul suo edificio. Alcuni considerano di strapparle via prima che lui arrivi, ma è già troppo tardi. Demir arriva e si sgomenta nel vedere le lettere esposte ovunque. Demir comanda che i manifesti vengano rimossi immediatamente dalle strade di Adana. Nel frattempo, Fikret assiste con compiacimento alla scena da dietro un albero, mentre anche Fekeli e Cetin osservano i volantini diffusi per la città. Ali riconosce che Fikret, suo nipote, è completamente fuori controllo e decide che deve intervenire, temendo che la sete di vendetta non porterà nulla di buono a nessuno. Poco dopo, Mujgan arriva all'ospedale e viene a sapere che le lettere sono state scritte da Adnan Yaman, riconosciute da tutti per la sua grafia. Diventa chiaro che il padre di Demir aveva un figlio illegittimo e ora, chiunque egli sia,
vuole che la famiglia Yaman ne sia a conoscenza. Mushgan incontra Umit nel corridoio e Ji Lee chiede del parere di Demir su tutta questa storia. Anche se Mushgan promette di mantenere il segreto della loro relazione, è sorpresa e cerca di nascondere la verità. Nella stanza dell'ospedale, Demir va a visitare Zuleya, che riposa serenamente con la compagnia di Sevda e Sermin. Lì deve rispondere alle domande insistenti di Sermin, la quale sa che Demir non è stato ad Ankara durante il fine settimana come sosteneva. Sevda interviene a calmare la tensione, ma la confusione sveglia Zuleya. Umit, accompagnata da Mushgan, entra in stanza e annuncia che Zuleya verrà presto dimessa. Avendo notato l'aria di sospetto attorno a Demir, Umit inventa una scusa, affermando che lui e Demir erano ad Ankara, cercando di dare una spiegazione plausibile per la sua assenza. Sermin e Zuleya sembrano accettare la spiegazione sulla fedeltà di Demir, mentre Sevda e Mulgan restano dubbiose sulla veridicità delle parole di Umit. Il riassunto termina qui, invitando gli spettatori a iscriversi al canale per non perdere i prossimi video.